Esiste una divergenza all'interno della maggioranza proprio sulla ratifica del MES. Poi lei diceva, Ma ci sono sempre state sensibilità diverse. Ad esempio però Antonio Tajani, che è il più europeista dei politici italiani e forse europei, commissario europeo, vicepresidente e presidente del Parlamento europeo, attualmente vice segretario del Partito Popolare Europeo, vicepresidente, oltre che segretario di Forza Italia, ha sempre detto ad esempio che il MES dovrebbe avere una maggiore possibilità di verificabilità da parte del Parlamento europeo, cosa che invece evidentemente dai dettagli del trattato non è previsto. Quindi, come vede, anche noi che siamo considerati meno ostili sosteniamo, attraverso Tajani che queste cose le conosce sicuramente meglio di me, temo forse anche meglio di voi, che ci debba essere un maggior collegamento tra l'azione di questo fondo, di chi lo gestisce, e il Parlamento europeo, se no si creano istituzioni svincolate da un circuito democratico. I governi rispondono al Parlamento, no? Possono essere votati, non votati, si fanno le interrogazioni, i dibattiti. Quindi questo è un punto che sta a cuore anche a noi, il rapporto del MES quando sarà operativo e il Parlamento, che può dare un indirizzo, può ascoltarlo, credo che questo debba essere definito. Dopodiché c'è la differenza tra la ratifica e l'uso, e questo è già un altro discorso, perché io compro una macchina e poi viaggio, e se viaggi devi avere il bollo in regola, l'assicurazione, la benzina, la patente. Se compri una macchina per guardarla, puoi anche non avere la patente e la guardi. Quindi dopo il diniego, diciamo, iniziale della Meloni, insomma, sul MES, che era fermamente contrario, domanda a Gaspari, no, alla Meloni, questo lo devi chiedere. La nostra posizione è sempre la stessa, non siamo mai stati teologicamente, noi di Forza Italia, ostili, siamo stati pragmaticamente critici rispetto ad alcuni aspetti, la controllabilità da parte del Parlamento europeo, che insomma è l'organo massimo democratico. Ma cambiato, quindi, ratificato così non lo ci sono mai. Dei problemi di merito che vanno affrontati.